Una mattinata molto importante con molte presenze di aziende nostre che hanno nell'estero il loro mercato di riferimento. Il centro commercio estero delle Camere di Commercio ormai li accompagna da tantissimi anni. Abbiamo sviluppato una positiva sinergia sia con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, ma anche e soprattutto con l'Istituto per il Commercio con l'estero. Questo decennio di crisi ha segnato la fine del Fazon tradizionale e invece chi ha investito sul capitale umano e su nuovi mercati probabilmente riesce a competere a livello internazionale. L'investimento sull'alta formazione diventa decisivo appunto per fare in modo che le imprese possano avere personale adeguato per competere a livello internazionale. Poi questo rafforzamento della cabina di regia che è stata costituita tra regione e centro estero, che nell'ultimo anno ha dato dei risultati significativi, mi auguro che possa essere ulteriormente implementata per realizzare delle strategie comuni intorno a un obiettivo che è chiaro, quello di aggredire soprattutto i mercati del Far East, dove si concentra il 50% della produzione mondiale.